Mister Moras, una battuta sulla composizione del girone C. No, finalmente che sono usciti, che almeno adesso sappiamo la vera data d'inizio, con chi inizieremo la nostra stagione ufficialmente, che partiremo in campionato il 19 e poi il 22 affronteremo, almeno lì già conosciamo già l'avversaria, che è il Chioggia, che è un'ottima avversaria, sarà subito un test e dopo vedremo anche il primo test di campionato chi sarà il nostro avversario. Comunque personalmente sono contento anche della campagna acquisti che è stata fatta e oggi si è conclusa con l'arrivo di Daniele Rocco, che era stato molto ricercato da inizio anno. Siamo riusciti a concludere adesso quasi ad inizio campionato, ma lo sapevamo che la trattativa andava così. L'arrivo di Alberto Brigatti, altro giocatore importantissimo con la classe 2001, che l'abbiamo preso da quello che era successo insomma a Manzano, e lì penso che sia un giocatore che dà ulteriormente forza ed equilibrio alla nostra squadra. Quale sarà l'avversario da battere in questo girone? L'Arzignano, come dicono tutti? Ma penso che l'avversario più grande, sei tante volte ce l'hai in casa e sei te stesso, perché bisogna vedere sempre con che spirito vai ad affrontare le partite. Penso che tutti gli avversari siano difficili, siano da battere. Dopo c'è chi ha sicuramente sulla carta dei pezzi veramente forti, e penso che né l'Arzignano, né il Chioggia, né nessuno si stia nascondendo in base alle squadre, alle rose che si sono costruiti. Però penso che il campionato di Serie D è un campionato difficile dove tutti dovranno realmente lottare e ogni partita ha una sua storia, tutti con i suoi episodi. L'importante è farsi trovare pronti e farsi trovare pronti da squadra. E in questo campionato, in questo girone C, il Chelny Smuzzane rimane l'unica rappresentativa del Friuli. Un onore e anche una responsabilità. Ma un onore sicuramente. Era bello, magari se avevamo più squadre per portare in giro a livello nazionale il movimento del Friuli Venezia Giulia, che non dimentichiamoci che è un movimento veramente importante. Noi ci la metteremo tutta per rappresentare degnamente il Friuli Venezia Giulia con il Chelny Smuzzane, ma principalmente per dare le soddisfazioni al nostro presidente, perché veramente sta facendo di tutto pur di farci primeggiare. Questo dobbiamo essere pronti a regalargli le soddisfazioni lottando sul campo e uscendo sempre avendo dato tutto. Poi il risultato sarà sempre una conseguenza. Un voto all'organico allestito dal presidente e dal direttore sportivo. Guarda, se te lo devo dire adesso, quello che è stato richiesto è arrivato tutto, quindi posso darti un voto pieno che è il 10, perché è la squadra che credevamo. Adesso il 10 però dobbiamo meritarcelo noi sul campo, perché quello che avevamo chiesto ci è stato dato. Adesso sta a noi, non dobbiamo nasconderci. La squadra è sicuramente una squadra competitiva, però anche l'avversario che sarà contro di noi saranno tutti avversari competitivi. Viva lo sport e diamoci da fare. Grazie mister. Grazie a voi.